Ultimo giorno qua in villaggio, domani si riparte e torniamo a San Teodoro. Ma oggi che giornata è però? Una giornata speciale. Oggi c'è lo schiuma party, poi stasera alle 7 l'aperitivo. Sardo. E? Bene, e poi infine ci sarà il solito spettacolo e l'estrazione del biglietto della lotteria che dobbiamo comprare, attraverso il quale si può vincere una vacanza per 4 in uno di questi club S. Eh? Sì. Tentiamo la fortuna stasera? No. Andiamo a fare un bagnetto in piscina? Che fa un caldo bestiale? C'è il Valloreddus. Stasera c'è la cena sarda, quindi dovrebbero esserci i Valloreddus, il maialetto, magari le Seadas come dolce, non lo so, poi vediamo. Magari sono buone, perché? Allora, primo bagnetto fatto in piscina, ci siamo rinfrescate, sono le 11 del mattino. E poi dobbiamo stare qui fino alle 5. Ma no, dopo andiamo a pranzo e poi, Avane, come ti ho anticipato, mi piacerebbe iniziare dopo pranzo a fare le valigie, almeno ritirare le cose che sappiamo che non usiamo più, quindi i panni sporchi, il computer, tutte quelle cose che so che non mi servono, ok? Perché entro stasera deve essere tutto pronto, domani mattina dobbiamo ritirarle, va bene? Qui abbiamo una signorina che invece fa uno snack con un bel panino al salame, brava amore, così poi a pranzo non mangi una cippa. Perfetto. Spaghettini alle cozze oggi a pranzo. Brava signorina. Sì. Poi broccoletti, eh? Sì. Li mangi che sono tuoi. Sì. Buon appetito, amore. Grazie. Allora, cuccioline, le bimbe sono già in piscina, abbiamo appena finito di mangiare, io sono andata a bermi un caffè e adesso le raggiungo. Quindi, oggi sarà il nostro ultimo giorno prima della partenza, qui al villaggio a Calagonone. Stasera alle 17, oggi pomeriggio alle 17 ci sarà la schiuma party in piscina e la serata poi procederà a tema sardo. Quindi aperitivo sardo e cena sarda. Pensavo che allora o prima o subito dopo lo schiuma party, perché tanto dura mezz'ora, andiamo a fare le valigie. Così poi ci cambiamo per la piscina. Quanto dura la schiuma? Mezz'ora. Perché? Dalle 5 alle 5 e mezza. Quindi secondo me dopo la piscina è piena di schiuma. Noi ci andiamo a lavare, ci vestiamo, ci prepariamo per l'aperitivo e prepariamo le valigie. Ok ragazzi, mancano 20 minuti e inizia lo schiuma party. Spero di non perdere le bimbe nell'acqua, infatti andrò anch'io, ma spero di non rovinare il telefono. Quindi se vedrete questo video è perché non ho rovinato il telefono, in caso contrario ci vedremo con un altro dispositivo nel prossimo video. Sto cercando le bimbe che non trovo. Credo si siano rifugiate. Ah, sì, andiamo. Siete messi davanti al cannone. Brave. Vicino al cannone, se no lì non arriva tutta la schiuma. Facciamoli avvicinare, facciamoli avvicinare al bordo. Di più, di più, di più. Più vicini, più vicini, più vicini. E allora, ci siamo? Ci siete? Ragazzi, venite più vicini, venite più vicini, venite più vicini. Venite più vicini, avvicinatevi, lì non arriva già la schiuma, venite più vicini, più vicini, più vicini. Allora, che la corona ci siete? E allora DJ, facciamo partire la sirena. La sirena, avvisiamo che stiamo per spruzzare. Ci sei Giovanni? Ci siamo! E allora, tutti insieme! Let's go!
gli umani, tutto ok? Mi dispiace per chi è dietro, ma mi vedo un... Allora, siamo un po' stanche, ma com'è andata questo schema party? Bene. Ti è piaciuto, Ani? Sì, è stato bellissimo. È stato bellissimo, è stata la prima volta per noi ed è stato fantastico. Sì. Adesso dove andiamo? Alla? Aperitivo. Sardo. Andiamo a vedere un po' cosa c'è, perché noi conosciamo molto bene i prodotti sardi, vero Vane? Vanessa è sconvolta, la vedo distrutta. Sì, mi fa male io, mamma. Dopo andiamo a dormire, dai, domani si parte, bisogna anche andare a dormire presto stasera, eh? Salame e cacio e formaggio. Vediamo, prosciutto, salame e formaggio. Vanessa, sei cotta. Mega aperitivo per noi, per me, per te, un po' sardo, un po' normale. E ragazzi, attenzione, fate bene attenzione all'aperitivo di Anastasia. Poi scrivetemi nei commenti se secondo voi è normale oppure no. Anastasia, facci vedere il tuo aperitivo. Di che cosa si tratta? Cioccolata. Cioccolata calda? Acqua. Ma si può bere la cioccolata calda a 40 gradi? Sì, perfetto. Pronte per la cena sarda, dai! Vanessina, riuscirai a reggere? Vanessa non ce la fa più stasera. Dai che poi ce ne andiamo a dormire. Io non ci voglio prendere batterie. No, teatro. Ah, alle 11. Ce la fa resistere fino alle 11 stasera? Possiamo riposare un'oretta e poi andiamo. Stasera teatro oltretutto è anche bello perché è thriller. Io devo fare la valigia. Dai, mangiamo così vado a fare la valigia. Ho capito amore, ma sai che noi domani mattina ci dobbiamo alzare presto? Anch'io. Allora, cosa abbiamo preso qua? Del maialetto aromatizzato, che non è il vero maialetto che conosciamo noi. Io questo qua portato qua lo conosco, mi piace troppo. Vanessa, cosa c'è di sardo in quel piatto? C'è solo tanta salute, brava. Ma non hai fame, Vanessa è distrutta stasera. Allora ragazzi, cena sarda finita, che di sardo aveva ben poco, ma fa niente. Le bimbe sono a casa di Ludovica e Nicole, si stanno preparando e poi andranno allo spettacolo. Ci vediamo dopo, perché stasera alle 11 c'è l'estrazione della lotteria, noi abbiamo preso 6 biglietti e se dovessimo vincere, vinciamo un'altra vacanza per 4 persone in uno dei club S in Italia. Allora siamo rientrati in stanza, Anastasia si sta mangiando la brioche o la crema, ma hai fame? Allora, ultima giornata al Club S di Calagonone, sta per terminare, però oggi è stata una giornata bellissima, schiuma party, compleanno di Ludovica, buongiorno Vanessa. Adesso è un po' tardi perché è mezzanotte e mezza, abbiamo aspettato la mezzanotte per festeggiare il compleanno della Ludo, andiamo a dormire. È venerdì! È venerdì, 9
agosto e si torna a casa. Quindi dormiamo e domani mattina carichiamo la macchina dalle valigie e ce ne torniamo a San Teodoro. Andiamo a Luna Park delle streghe. Dopo? Sì, tra poco. Ehi, andiamo a mangiare lo zucchero filato. Amore, ma cosa stai facendo? Lo so, dico che ho fatto qui. Quanto ho fatto a scuola? Quanto ho fatto a casa? Mamma, sei bravissimo, amore mio. E tutta la mattina che sei impegnata, scolasticamente parlando. Perché voglio attaccare dietro. Ma sì. Sei troppo brava. Prima, dove vai? Dove vai? Prima hai scritto tutti i nomi dei tuoi amici su un foglio di carta. Lo sai che sei proprio una brava bambina? Ti piace andare a scuola, Anastasia? Senti un po', fammi vedere la faccia. Cos'hai? Sono usciti neri questa notte? No. Oddio, fammi vedere. Ma sei tutta sporca di Nutella e anche un po' di penna. Come mai? Strano che sei sporca di Nutella. Cosa hai mangiato a colazione stamattina? Pronto? I cereali con latte. I cereali con latte, ma sei bugiardissima. Senti un po', dopo dobbiamo uscire perché dobbiamo andare a cercare questo libro delle greche che non riesco a trovare. L'abbiamo preso su Amazon, ma probabilmente è sbagliato. Adesso quando arriva verifichiamo, ma ho già verificato e secondo me non è quello giusto, ok? Andiamo a vedere cosa sta facendo tua sorella. Buongiorno. Allora, siamo ancora in pigiama, sei mezza dalmata e mezza Babbo Natale. Fantastica. Senti un po', dobbiamo uscire più tardi e dobbiamo farci un bagno di quelli non igienizzanti, ma di più. Questa testa è da lavare, questo corpo è da lavare. Ma girati. No. Girati che ho una bellissima notizia per te. Se vuoi. Casa. Vai a fare i compiti. Ciao. Ciao. Bellissima notizia. Vane, vai a fare i compiti, okay. Ma bimbe brave, hai fatto tutti i compiti, Anastasia? E cosa hai fatto? Qua c'era da fare pagina 7 e pagina 9. A quale lettera siamo arrivati? Alla ultima vocale, cioè la Vediamo. Io ho fatto queste. Bravissima Anastasia, ha finito le vocali. L'ultima è questa. Wow! L'ultima sarà questa. Sai cosa devi fare in questa pagina? Devi scrivere in corsivo. Anastasia, ma ti sei truccata? No. Per fare i compiti? Sì. Se finite tutti i compiti, fino a quando ci sarà il sole? C'è già il sole. Appunto, ma prima o poi andrà via il sole. E se il sole andrà via, noi resteremo a casa. Altrimenti noi andiamo al Luna Park delle streghe. Perché? Cosa? Andiamo al Luna Park delle streghe. Dopo? Sì, tra poco. Andiamo? Sì! Siete pronte? Avete finito i compiti? Sì! Siamo arrivate! Siete contente? Stiamo per entrare al Luna Park delle streghe! Siete pronte a delle giostre spaventosissime? Wow, guardate, siamo arrivati! Ela! Provarlo? No, è bello, eh! Proviamo questo gioco? Dai! Proviamo? Chi è che vuole provare? Io! Se direi che puoi lasciare! Niente! Ma però non abbiamo vinto né il telefono e neanche la telecamera! Dai, vai a sparare, vediamo cosa riesci a fare, che tu sei una... Ah, ma qua c'è il mitra, no, con la pistola, Vane, qua. Sei pronta? Ti ricordi come si fa? Un po' giochi anche tu però, non hai ancora fatto niente. Lo vedi? Sì, una. Glielo do subito, vuoi il laser? Brava amore. Allora signorina, sei bravissima a sparare, li hai presi quasi tutti. Fammi vedere questo cuoricino che abbiamo preso con i punti. Che bello, cambia colore.
pronto? Ciao! Ani, però devi guardare, prima. Amore, stai tranquilla. Dai, Ani, guarda il gioco, guarda, guarda chi c'è, lo scheletro. Che bello! È bellissimo! Guarda, guarda! Guarda! Guarda qua, guarda!
Ah, sei arrivata a 1000 però, eh? Sei aumentata! Niente, niente! 1000! Ultimo, ultimo! Vai! Sei arrivata a 1000, ti sei staccata, brava! Come vi siete divertite? Siete ancora lì che salutate Giada? Quanto vi siete divertite? Tanto? Sì! Però Anastasia non dovevi piangere per quella gialla. La macchina è qui, bimbe, dove andate? Sapete che ho incontrato Sofia, la mia compagna? Sì, c'era anche Sofia, ma c'erano un sacco di bimbi che conosciamo. Perché sì, oggi è sabato, Sofia, ci sono. Compagna. E allora stavo pensando che magari ad Halloween possiamo venire qua perché ci sono anche sì, giochini, delle sì, attrazioni. E poi hanno detto che di sera ad Halloween ci saranno dei dolci buonissimi e si può venire travestiti anche. Esatto. Divertita? Quanto? Tanto. È stato bello. Ma allora ditemi una cosa, qual è la giostra che vi è piaciuta di più? Quella dove è tutto il trenino. Davvero? No, io gli autoscontri. Io mi diverto troppo sugli autoscontri. A me invece le è piaciuta più quelle siamo andate? Siamo andati sugli autoscontri, io e te insieme, è stato super divertente, ho fatto anche un pezzettino di video, sono stata bravissima a non far cadere né il telefono e neanche a far cadere te. Poi sei andata su quello dove ti sei spaventata tanto, amore, ma è solo un gioco. E poi sulla giostrina quella con Vane. E io anche quella lì su con Giada con... su quella lì dei vetri. Ah, tu sei andata anche nel labirinto degli sfidi. Ma anche l'altra, anche l'altra. Anche a nell'altra. Me ne piacevano due. Te ne sono piaciuti due? Sì. Quando sei andata sulla giostrina? Tre. Quella là dove siamo andati agli autoscontri, poi quella là dove andava su e giù e poi l'altra era... E quella dove ti sei spaventata, il trenino fantasma. Il video finisce qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate il pollicione in su. Ciao! Mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù. Mamma